Buona Epifania a tutti voi. Abbiamo pubblicato stanotte l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compreso asili nido, perché la situazione che è emersa dal tavolo tecnico che ho convocato ieri e che si è tenuto a Palazzo Zanca, ha purtroppo, consegnato un quadro non inquietante ma tragico. Negli ospedali sostanzialmente tutti i posti disponibili sono occupati, cioè siamo con l'85% di posti occupati per quanto riguarda i ricoveri ordinari da Covid. Per quanto riguarda invece la situazione dei posti in terapia intensiva, siamo con circa il 60% di posti occupati, ma non è questa la situazione che mi preoccupa. Purtroppo, abbiamo registrato per l'ennesima volta che l'ASPA ancora non si è organizzata. Nonostante è stato nominato un commissario Covid appositamente dall'assessore regionale alla sanità, la situazione tende a normalizzarsi. Anzi, ieri ci è stata notificata anche da parte dell'ASP la situazione riguardante la raccolta dei rifiuti prodotti dalle famiglie dove ci sono soggetti positivi. E purtroppo l'ASP, a distanza di quasi 2 mesi, ha ammesso ora che non è nelle condizioni di svolgere servizi e chiede aiuto al Comune di Messina. È ovvio che questo è un altro elemento inquietante, perché mi chiedo perché per 2 mesi abbiamo fatto marcire centinaia di famiglie nei rifiuti solo per la supponenza o l'incapacità di chi gestisce l'ASP, che attendo che venga rimosso definitivamente. Sabato prossimo, tra 3 giorni, faremo una riunione definitiva, sabato 9, per stabilire come procedere. Io non escludo che la chiusura delle scuole venga prorogata, anche perché il rapporto di tamponi effettuati con quelle che sono anche le risultanze e le positività della città di Messina è elevato. E non escludo neanche misure più drastiche, perché non abbiamo purtroppo gestito bene questa fase, e parlo ovviamente di tutti quelli che sono comportamenti individuali che abbiamo riscontrato e che abbiamo cercato questa volta non di combattere con quella che è una posizione dura e ferma, ma abbiamo cercato questa volta di approcciarci con un atteggiamento collaborativo e di tolleranza. Tutto questo probabilmente non è servito, anzi, una cosa è certa, che se noi siamo ora alla terza ondata in ambito nazionale è perché le misure messe in campo purtroppo non hanno dato i risultati sperati, e quindi si impone ancora un'azione più forte. Sabato alle ore 12 faremo questo tavolo tecnico, e non escludo che sabato sera ci sarà una diretta straordinaria dove vi comunicherò le decisioni che intendo assumere. In queste ore sto anche valutando, ribadisco, non solo la chiusura delle scuole, ma un'azione ancora più drastica, perché noi a Messina scontiamo, a differenza di altre città, anche quelle che sono le omissioni dell'ASP, quella che è ancora una situazione che vergognosamente continua a consumarsi sulle spalle dei messinesi, e cioè di un direttore generale che non viene rimosso nonostante ormai è certificata la sua responsabilità e le sue omissioni. E invito Razza a mantenere la parola e l'impegno che ha assunto con sottoscritto nella notte del 28-29 dicembre, e quindi attendo definitivamente che l'assessorato faccia valere tutte le azioni che anche da parte mia sono state promosse nei confronti di un personaggio che si è dimostrato incapace di guidare l'ASP. Vi do appuntamento a sabato prossimo.